mi è venuta un'Ikea con ottava. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, oggi abbiamo tra le mani un lampadario ottava, questo lampadario tipo lampara molto stile Nevi Marinaro. Come sapete, sto rifacendo la cameretta Enzo e naturalmente mancava il lampadario. Ho cercato su internet, nei vari negozi fisici, dei bei lampadari Nevi e ragazzi, mamma mia quanto costano! Devo mettermi in mano dalle 300 alle 700 euro per avere il lampadario dei miei sogni, che altro non è che una semplice lampara color ottone. Non se ne trova, se ne trovano, ma a pagarle oro davvero. E allora cosa ha deciso la mamma creativa di Poti? Di fargliela. Sono andata all'Ikea e ho trovato ottava. Ottava è proprio una piccola, una lampara che però ha un piccolo inconveniente, che per molti non lo è. È argentata, non è color ottone, ha solamente i ganci color ottone. E allora, però, siccome costava pochino davvero, sia intorno alle 30 euro il prezzo vero e proprio, lo metto nel box informazioni, ho deciso di prenderla e di trasformarla io in una lampara color ottone. Volete vedere come? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e... ed ecco l'occorrente per trasformare il nostro lampadario in un lampadario cromato. Innanzitutto ci occorrerà ottava, dopodiché ci occorreranno due bombolette spray, uno smalto acrilico a base acrilica appunto trasparente, uno a dorato, quindi la pistola per metterla sul beccuccio e fare sì che la spruzzatura divenga omogenea e senza sforzo. Non serve altro, cominciamo subito. La pistola pigiatasto la trovate in ferramenta. Il nostro oggetto è nuovo, ma se il vostro non lo fosse, sgrassatelo prima tutto con dell'alcol a 90 gradi e dei batuffoli di cotone o una pezzetta che non perda peli. Allora, applichiamo la nostra pistola e da una distanza abbastanza di 20 cm cominciamo a spruzzare. Lasciamo la prima mano così, non del tutto data bene, perché poi torneremo una seconda volta quando non sarà del tutto asciutto, così da evitare colature. Nel frattempo facciamo gli altri pezzi. Una seconda mano anche al primo pezzo, quando ancora è quasi asciutto ma non del tutto. Questo eviterà che il colore coli, perché si aggrapperà sul precedente e non colerà. Mi raccomando, queste operazioni sempre all'aria aperta, specialmente quando avete in mano bombolette. Diamo una mano anche nelle parti sottostanti visibili da sotto, una volta che il lampadario sarà appeso. Quindi cominciamo. Ok, diamo prima una mano così sommaria, poi una seconda, poi facciamolo fissare bene, quindi ripasseremo con una seconda mano. Bene, a questo punto non ci rimane che aspettare che i pezzi si asciughino completamente, quindi assemblare il lampadario e appenderlo, e noi in questo modo ve lo faremo vedere, appeso con una foto del prima e del dopo. Ci vediamo dopo. Ultimo passaggio del tutto facoltativo è passare lo smalto lucido trasparente, sempre a base acrilica. Io non lo passerò perché la mia vernice non necessita di ulteriore protezione, ma moltissime vernici in commercio ossidano se non si passa questo smalto. Lo trovate scritto sulla confezione se il colore è stabile o passibile ad ossidazione. Quindi, se è passibile ad ossidazione, passate una bella mano di smalto acrilico e il vostro colore durerà tantissimo tempo inalterato. E come si passa la base acrilica? Esattamente nello stesso modo in cui mi avete visto passare la vernice dorata. Quindi gli stessi passaggi con dei tempi di asciugatura abbastanza lunghetti. Fate passare tra una mano e l'altra almeno 2 ore di distanza. Bene, ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo.
invece l'importante è far asciugare bene tra una mano e l'altra e poi quel materiale rimarrà tenace sul vostro metallo. E la cosa bella è che si può anche pulire il lampadario con una pezzuola bagnata con un sapone, con un tensioattivo delicato. Quindi se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, ottonami un bel pollice in su e soprattutto condividilo sulla tua pagina Facebook. Grazie per questo favore che fai a me, ma soprattutto ad Arte per Te, che se è un canale che ti piace, allora è giusto che abbia la visibilità che secondo voi merita, solo se secondo voi la merita. Come avete visto, in questo periodo estivo mi sono molto divertita a dedicarmi ai giovani, ma piano piano adesso torno con argomenti più seri. Abbiamo cominciato con un argomento che credo potrebbe interessare un po' tutti e adesso di volta in volta ritornano il restauro, la pittura. Sta tornando l'autunno, quindi torneranno anche gli argomenti più impegnati. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e spero di incontrarvi tutti al prossimo video e negli altri miei canali Ombretta e Blu con una K, il link qua sotto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, un grande bacio, alla prossima, ciao! Mi è venuta un'idea con Ottawa! Ottava? Mi è venuta un'idea con... Ed eccoci giunti al sorteggio dei VD 3 in 1. Andiamo veloci, vediamo che sono 111 commenti. Estrarrò dal più recente al meno recente con random.org. Uno di 111 e incrociate le dita. Vediamo chi è il vincitore. Commento 93, vado a contare e sono subito da voi. Allora, ha vinto Giovanna Mancuso, fantastica quella che avevi sul dito e facevi svolazzare. Brava Giovanna, hai vinto tu, tutti gli altri non demordete, grazie per aver partecipato. Adesso ci spostiamo sul sorteggio degli Oil Pastel Pentel, già assegnati. Infatti il sorteggio l'ho fatto tanto tempo fa e che ho sempre dimenticato di allegarlo ai video ed eccovelo qua. I commenti validi sono 232, sorteggerò dal più recente al meno recente calcolando solo i commenti principali con random.org, quindi faccio 1 di 232, vado 2, 3, 2 e incrociate le dita, ta-ta-da. 190, vado a contare e vi dico chi è il vincitore. E la vincitrice è Mary. Ciao Ombretta, sei stupenda. Grazie Mary, come sempre, grazie di questa opportunità. Grazie a te per aver partecipato e grazie a tutti voi per aver partecipato. Non demordete, i giveaway su Arte per Te torneranno presto con nuovi materiali. Quindi partecipate sempre tanti e qualcosa a casa vostra arriverà anche. Mary, bravissima, mandami il tuo indirizzo e io ti manderò i pastelli ad olio. Buona estate a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!